Ciao ragazzi, allora riprendo il topic che va molto in questi giorni delle dimissioni del CDA della Juventus in blocco e di tutte le notizie che stanno uscendo e continuiamo un po' il giocato della telefonata. Sapete che avevo fatto le due telefonate fra cugino grande e cugino piccolo del mondo della squadra di Torino. Cugino grande, insomma, il capo del gruppo, il cugino piccolo, il presidente, prima del CDA, dopo del CDA. Ora facciamo la telefonata dopo il CDA, no? Quando ci saranno tutte le dimissioni. Allora, il cugino grande chiama il cugino piccolo. Ah, bello, ma che è successo? Ti sei dimesso, eh? E beh, certo che mi sono dimesso, cugino grande. Tu mi hai spezzato le gambe stamattina e mi hai detto che non mi fai nessuna ricapitalizzazione della squadra, come devo fare a gennaio? Vabbè, ma siete impazziti, ma pure in questo periodo che stanno i mondiali, che la notizia non ci ha manco tutto sto risato, la gente sta pensando ad altro. Vabbè, dai, in un certo senso magari è meglio. Ma senti, ma non stavi a fare la Superlega? Non dovevi fare la Superlega, scusami, che tutto sto delirio, a marzo si esprimerà la Corte Europea. E cugino piccolo risponde: eh sì, lo dovevamo fare, però i club inglesi stanno contro, si sono messi contro. Ma come si sono messi contro i club inglesi? Dai, ma tutti i giorni parli con Florentino Perez. E mo come facciamo senza i soldi della Champions quest'anno? Come facciamo a pagare gli stipendi? Che con i soldi della Champions e gli ottavi pagavo metà ingaggio giocatori. Lo so, gli spagnoli stanno, ma gli inglesi non lo vogliono fare. Comunque cugino piccolo te lo posso dire una cosa. Che due palle ogni 3 giorni Juventus Real Madrid, cioè Barcellona. Scusami se te lo dico, eh. Ho capito che volevi fare l'accrocchio per raccogliere tutti i soldi dalla generazione Z, dai centinaia di migliaia di ragazzini, però. Lo so, lo so, lo so. Vabbè, e per i pagamenti che dovevamo famo? Per i pagamenti te l'ho detto, cioè Bernardeschi l'avevo venduto. Vedi se riesci a farmi dire che l'hai venduto un po' meno di quello che l'avevo venduto, no? Ok, ho capito, ma ho visto già che stanno uscendo indiscrezioni su Locatelli. Ma che è successo con Locatelli? Come l'avete preso? Chiede cugino grande a cugino piccolo. No, l'hanno preso. Ma l'avete pagato 40 milioni, come è uscito sui giornali? Sì, ma i primi 2 anni erano forfettari e poi si capiva cosa dovevamo fare. Ah, ok. Insomma, non si capisce niente, no? E vi siete dimessi. Sì, ma adesso giriamo la notizia. Vabbè, chiuso qua. Avete capito l'andazzo. Le notizie sono molto pesanti, quelle che stanno uscendo. Gravina, dal lato suo, sta provando un po' a minimizzare anche le critiche che si stanno espandendo in tutta Europa, dicendo che gli altri devono stare al loro posto. Ma il presidente della FIGC dovrebbe essere un po' più garantista, certo, però naturalmente quello che sta accadendo alla squadra di Torino non sta accadendo in altre squadre. C'è una dimissione in blocco del CDA, è una roba molto pesante per una squadra. Significa che sia un po' allo sbando. Adesso no, nessuno sta credendo al fatto che possa esserci, cioè, addirittura un'opportunità. Perché la situazione, secondo me, è bella che è compromessa. E tutto qua, ragazzi, non ho altro da dire. Non ho altro da dire, soltanto dicendo che la Superlega, veramente riprendendo una famosa citazione fantoziana, è una cagata pazzesca. Cagata pazzesca perché non si può pensare di fare un campionato a 8 squadre ogni anno, 10 squadre, anche 15, anche 16. Con una lega arbitrale interna, con una televisione interna, cioè è proprio un'offesa allo sport. Lo sport è proprio bello perché anche i piccoli possono competere con i grandi. È proprio bello perché la sfida fra big te la devi guadagnare, te la devi godere quando arrivano. Se poi diventa solita non è più una grande sfida, no? Cioè quando si incontrano Real Madrid-Liverpool, come ci sarà adesso negli ottavi, faccio un esempio, è bello perché è raro, si incontrano una volta, 2 volte all'anno quando va bene, ma non si possono incontrare 10 volte all'anno, altrimenti la sfida stessa perderebbe di fascino. Ma questo
è talmente evidente, tautologico, che non c'è nemmeno bisogno di spiegarlo più di tanto. Secondo me i problemi nascono da lì. Nascono dalla Superliga, nascono dal fatto che si ha l'impressione che non si possa più fare, almeno quel progetto iniziale, perché per farlo bisognerebbe rimettere tutti i club dentro, quindi quel nucleo iniziale di pensiero non può portare, non è, può essere portato a compimento, perché gli inglesi, e ricordo che il calcio inglese oggi vale 5-6 volte di più di quello italiano, non lo vogliono fare. Poi qualcuno potrebbe pensare, vabbè, là ormai sono 6 top club, ok, sono sempre 6-7 top club, come era in Italia 20 anni fa, no? O 10-15 anni fa. Quindi, credo che gli juventini dovrebbero anche essere onesti, cioè hanno approfittato negli ultimi 10 anni di una congiuntura incredibile in cui in Italia le squadre hanno avuto una difficoltà, anche i top club, soprattutto quelli di Milano. Può succedere, nel senso, nessuno mette in discussione poi alcune vittorie o alcuni traguardi che hanno raggiunto, però è normale che senza le squadre di Milano è tutto più facile, come quando l'Inter riuscì a vincere 5 scudetti di fila con la Juventus in Serie B e il Milan che arrancava. È sempre una questione poi dei competitor che hai. Tutto qua, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa qua e iscriviti al canale, non ti costa nulla, qua un clic, iscriviti. Vorrei raggiungere tante iscrizioni, quante visualizzazioni ottengo. E fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia e ci riaggiorniamo. Poi farò altri video sul Mondiale e sulla Serie B, perché domenica ricordiamoci che c'è una nuova giornata di Serie B. Ciao, cheers!